La gara valevole come turno infrasettimanale della sesta giornata del campionato di promozione Girone B. In campo si sfideranno da qui a poco Spadaforese e Monreale nel big match della giornata odierna del campionato, appunto, come dicevamo, di promozione, il Girone B, motivo per il quale è stato chiamato a dirigere questo importante match. Curiosa acrobazia, il pallone comunque deviato in bello stile in calcio d'angolo da Nicosia. Attenzione, il gol! No, la palla finisce in rete con i festeggiamenti per Fabio Scibilia, che di testa ha incornato e ha messo la palla in rete all'undicesimo. Scibilia sblocca il match per la Spadaforese su azione d'angolo. 1-1, quindi Pagliarin non bada per nulla, va al sodo. Quindi Scibilia per Sindoni. Pallone al centro, attenzione, Scibilia, il gol, il gol, il 2-0 della Spadaforese, che quindi va a giustamente a prendersi gli applausi del pubblico per i suoi tifosi e quindi l'abbraccio con i propri compagni. Il 2-0 al 31. In questo momento in inferiorità numerica è la Spadaforese, c'è Sindoni fuori che aspetta il cenno di ok da parte del direttore di gara. Esce il giocatore del Monreale Graffagnino ed entra al suo posto con la maglia numero 14 Blandino, quando siamo giunti al tredicesimo del secondo tempo. Pallone respinto da Galerina, attenzione, la possibilità per accorciare distanze, e lo fa in questo istante Piccone. Si riapre tutto, vedete come il calcio, 2-1. Era stato prima bravo Caragliano a respingere, ma a sottoporta ben appostato Piccone ha mandato il pallone in fondo al sacco. Al quattordicesimo del secondo tempo, quindi, c'è il gol del Monreale che accorcia le distanze, chiamato a tutta fretta Salme. Palla per Maggio, in possesso di sfera, pallone per la macchia, dice calcio di punizione per fallo di Nania su Moscatello, ultimi vibranti minuti del match. Spadaforese in vantaggio con un gol in più rispetto agli avversari. Batte Maggio nella, col Palderone, la bandierina alzata dall'assistente. Ho visto la bandierina alzata dell'assistente, ma c'è il gol direttamente di Maggio. Maggio ha impattato, incredibile, incredibile. 2-2. Sul rilancio in avanti, Caragliano è andato su, ma ho visto l'assistente Regolo con la bandierina alzata, non se ne è accorto nessuno, le immagini forse l'ho distribuita di casa, poteva tranquillamente portare a compimento, ma ha dovuto subire il ritorno del Monreale, che prima ha accorciato le distanze con Piccone e poi ha pareggiato con Maggio, il doppio vantaggio, prima siglato da Danilo Giglio al decimo e quindi il raddoppio di Fabio Scibilia al trentunesimo. Finale quindi qui dal Tereforti di Villafranca di Tirrena, Spadaforese 2, Monreale 2. Grazie per la gentile visione, un cordiale saluto.